Buongiorno ragazzi, oggi da Londra, come vedete di nuovo con lo zainetto, perché quando siamo a Londra ovviamente qui non ho l'auto e devo adattarmi con zainetto in spalla, che è un classico di chi vive a Londra. In questa grande metropoli è davvero quasi impossibile pensare di tornare a casa, di uscire nuovamente per fare eventualmente commissioni, lavori, appuntamenti. Oggi vi porto in una zona che a me particolarmente piace e che mi ha sempre affascinato, che è Canary Wharf. Ora sono appena uscito di casa, dove appunto ho casa, e avviamoci, vi faccio vedere. Ecco ragazzi, allora vedete, qui è il palazzo della Barclays Bank, poi c'è qui PMG, che si occupano di contabilità, è azienda a livello internazionale, e poi abbiamo il palazzone di HSBC, banca che è a livelli davvero alti qui in UK, ma comunque tutto il mondo. Poi subito accanto, come vedete, c'è Bank of America, che è praticamente alle spalle, e vorrei farvi vedere poi, se possibile, ecco qua dietro c'è la Swiss Bank. Gestire qui l'aspetto immobiliare è davvero interessante, però bisogna ovviamente conoscere le regole, che personalmente in questo momento io, nonostante ormai vivo a Londra da quasi 3 anni, non conosco, perché sinceramente non mi sono voluto focalizzare, perché fare l'immobiliare qui è davvero molto, molto complicato. Però bisogna ovviamente conoscere il mercato step by step, perché mi sono voluto focalizzare più sull'Italia e sullo sviluppo italiano di quello che si fa con le aste, di quello che si fa con gli stralci, che adesso sta diventando un mercato sempre più in crescita, e che invito uno di voi a cavalcare e ad iniziare ad approcciarsi, perché potrà portarvi davvero entrate impattanti molto interessanti. Guardate qua che bello, tutti questi orologi sono tipici di Canary Wharf, mentre questa è tutta la visuale. Ok, allora tornate a casa, e vi ho fatto vedere Canary Wharf perché è uno dei centri qui in Inghilterra dove si concentra la maggior capitalizzazione della finanza, e poi c'è anche una parte operativa verso zona London Bridge, dove c'è lo Shard, però Canary Wharf è proprio, diciamo, l'epicentro a livello del Regno Unito. Poi ogni stato ha il suo epicentro, come per esempio in America c'è Wall Street. Canary Wharf è proprio uno di quei centri che a me piace tantissimo, soprattutto dall'aspetto. Però quello che volevo analizzare facendovi vedere questo è che le grandi banche crescono proporzionalmente per quanto crescono i debiti dei propri clienti, perché nel 2020 stiamo vivendo la coda di quelli che sono i mutui subprime, che hanno causato sfaceli in America, perché la gente generalmente 10 anni fa in media che cosa faceva? Andava o alle piccole finanziarie, o alle banche, medio banche, o alle grandi banche, e chiedeva dei mutui, accendeva dei mutui, o in altri casi chiedeva dei prestiti, anche se in realtà non poteva permetterselo. Questa è la realtà. Questa è la realtà, perché la gente vuole molto spesso vivere al di sopra delle proprie possibilità. E questo è un male. Questo è un male della società. Non è la banca il male della società, ma è l'atteggiamento degli individui, di alcuni individui, che
vogliono vivere una vita al di sopra delle proprie possibilità pur non avendone diritto, almeno in quel momento. Perché bisogna prima guadagnare di più, poi imparare a proteggere il denaro, poi imparare a utilizzare la leva e cercare di aprire la propria mente con un'intelligenza finanziaria diversa da quella di una persona che generalmente fa un lavoro normale e non riesce ad arrivare a fine mese o ci arriva mettendo da parte qualche centinaia di euro e poi vuole permettersi un immobile che vale centinaia di migliaia di euro o svariate decine e decine e decine di migliaia di euro. Questo è il problema, che poi queste persone non riescono a pagare il mutuo dopo 2, 3, 4 anni, 5 anni, 6 anni. E cosa succede? Che le case poi ovviamente diventano dei crediti per le banche. Queste banche, cosa succede? Attraverso poi le vendite all'asta recuperano quelli che sono i soldi, giustamente, perché hanno prestato dei soldi, e ottengono cosa? Non solo i costi che hanno coperto all'inizio per dare questi soldi, quindi parliamo delle banche, ma poi ottengono il credito intero. Quindi ottengono, diciamo, per una volta e mezzo, se così si può dire. Cercate di capire un po' il concetto di quello che vi voglio dire. Perché rianno gran parte dei soldi indietro, più gli interessi, ovviamente. E quindi questo cosa fa? Con un individuo fa poco e niente, ma con tanti individui, tante persone, crea la prosperità di una banca. È chiaro che i palazzi che vi ho fatto vedere hanno anche a che fare col mondo finanziario. Per esempio, quando inesperti provano ad investire in un mercato tipo in azioni, obbligazioni, queste cose così, dove personalmente io ho poca esperienza su questo, sto investendo i miei primi denari attraverso delle piattaforme personalmente, però sempre in maniera molto cautelata, però non è questo il video adatto. Però per farvi capire che prima di investire bisogna formarsi, bisogna informarsi, e quando si perdono dei soldi perché non si è esperti in qualche modo di quello che si sta facendo, perché si pensa che qualcuno semplicemente mettendo dei soldi sul piatto gli dia degli interessi o gli dia dei soldi per ripagarsi tutto un immobile o per ripagarsi la vacanza, per pagarsi l'auto nuova, non è questa la realtà purtroppo. Invece molta gente, venendo a quello che vi ho detto prima, anche con dei prestatori, chiamiamoli così, di denaro, che possono essere istituti finanziari, anche privati, quindi non pubblici ovviamente, parliamo di privati, ma non solo privati grandi, ma anche privati piccolini, che pur di guadagnare la loro parte, diciamo la loro parcella da alcuni clienti, 10 anni fa, 8 anni fa, 7 anni fa, 12 anni fa, hanno gonfiato quelle che erano le stime, per esempio, di un immobile al quale poter mettere un'ipoteca, oppure il valore proprio di un immobile che si voleva andare a comprare. Quindi facendo erogare da un istituto di credito mutui al 100%, quando questo non era possibile, perché al massimo davano l'80%, in alcuni casi oggi danno anche il 100%, però prima era proprio una pratica, una prassi normale, che però non era normale. In realtà non solo si facevano finanziare il 100% dell'immobile, ma addirittura in molti casi, non in alcuni, perché questa è la realtà, io ho a che fare tutti i giorni, si hanno concesso mutui anche al 110%, a volte anche al 120% e a volte anche di più. Purtroppo, se questo sembra impossibile, vi garantisco che purtroppo è la realtà. Ma cosa succede in questi casi? Che le persone hanno chiesto di più di quello che è il valore della casa, per far cosa? Per arredare al meglio l'immobile, per farsi anche la vacanza, comprarsi il nuovo televisore, per comprarsi la nuova auto, per vivere la vita al di sopra delle proprie possibilità. Il punto è che con una semplice scivolata, che può essere la perdita del lavoro anche di uno dei due coniugi, si finisce col perdere tutto, e questo è il problema. Quindi è bello vedere le banche, è bello vedere queste zone, perché ti fanno capire quanta avidità c'è, ma non solo da parte delle banche, perché le banche, ripeto, fanno solo il loro lavoro. Io non sto difendendo le banche, per carità, è proprio un concetto
analitico che sto facendo, è l'avidità che mette nei guai le stesse persone che chiedono e vogliono avidità. Perché se invece queste persone avevano conti alla mano, avevano la possibilità non di comprare un immobile da, faccio ipotesi, 100.000 euro, ma da 60, anziché comprare quello da 100, comprarsi in maniera tranquilla, in modo tale che con una scivolata si poteva recuperare tutto tranquillamente, compravano quello da 60, questo non sarebbe accaduto e non accadevano tutte queste problematiche, per esempio di immobili pignorati, che invece la gente, molta gente, non tutti, ma molta gente, tanta gente nella popolazione, ragazzi, tantissima, vuole avere sempre di più, vuole avere l'immobile, vuole avere anche la vacanza inclusa, già pagata, eccetera, eccetera, per vivere al di sopra delle proprie possibilità. Ma bisogna imparare a valutare il rischio partendo da noi stessi, e questo è il problema. Quindi se non impariamo a fare questi calcoli, è chiaro che le banche poi crescono, perché le banche fanno il loro lavoro, punto. Quindi io ho voluto far vedere tutto questo, ma anche e soprattutto per analizzare questo concetto finale, che secondo me è la parte più importante. Lasciatemi qui sotto nei commenti la vostra opinione, cercando di ditemi quello che pensate, secondo quello che è anche il mio ragionamento. Ditemi anche e datemi anche una vostra opinione. Se avete delle idee per altri video, lasciatemi sotto i commenti un messaggio, lasciatemi sotto un commento che poi personalmente posso utilizzare anche la prossima volta per altri video, va bene? Quindi iscrivetevi al canale e ci vediamo prossimamente.